Buonasera, Omar Fidati, Live Data. Io magari inizio con un taglio un pochino diverso, nel senso che siete qui tutti per vedere chatbot e probabilmente la maggior parte di voi si aspetta un po' l'evoluzione della specie perché, come diceva la collega precedentemente, spesso ci è capitato di avere delle esperienze abbastanza frustranti. Però alla fine, come tutte le tecnologie, è un tema di evoluzione della tecnologia, di aspettative e di adozione. Tuttora anche grandi brand come questo pubblicano e usano sui loro siti dei chatbot che ahimè hanno poco a che fare con il valore che vogliono erogare, magari anche i valori del loro brand. Questo perché purtroppo il chatbot da qualche anno è diventato l'ultima novità che qualcuno cerca di vendermi, magari fatto su framework abbastanza standard, e chi paga questo poi sono tutti quelli come voi che vogliono capire di più sull'utilizzo della tecnologia per dare un reale beneficio all'utente. Quindi, dato che dovremmo parlare di use case, io vorrei uscire dallo strumento in sé e parlare un pochino della nostra esperienza da utente. Cioè, tipicamente noi oggi viviamo in un contesto dove i grandi brand ci portano a muoverci, a vivere la tecnologia in questo modo. La nostra adozione della tecnologia è tipicamente legata a due fattori. Uno, deve essere conveniente, deve essere comoda, mi deve facilitare qualcosa, sennò perché lo devo fare? In secondo luogo, un tema non secondario oggi che ci muoviamo tra tanti canali diversi, è un tema che magari non è affrontato così spesso, ma è il tema dell'accessibilità. Soprattutto in Italia, che è un paese dove digitale veramente a macchia di leopardo, a seconda degli strumenti aziendali piuttosto che privati, ma anche a seconda del livello di attenzione che ha l'utente, che le ultime ricerche dicono che il livello di attenzione su un'informazione è sui 12 secondi. Voi capite che lo strumento, la user experience, diventa estremamente cruciale. Allora, in questo caso è un problema di strumento, un problema di aspettative o un problema di come utilizziamo lo strumento? Io non sono convinto che i chatbot siano la soluzione al mondo, non sono convinto che l'intelligenza artificiale sia la soluzione alla maggior parte dei problemi. Sono viceversa convinto che in casi d'uso specifici diversi possano dare dei grandissimi benefici a livello aziendale. Tanto poi l'azienda deciderà di investire in qualcosa sostanzialmente per un termine, per un acronimo, ROI. Se quella roba lì gli fa tornare i conti o pensano che gli faccia tornare i conti, decideranno di farla, se no è un po' più difficile. Allora, io vi ho portato qualche caso vero di attività, di settori molto diversi che ci sono fuori in questo periodo, sostanzialmente per stimolare da una parte la vostra curiosità, per vedere questo tipo di tema con occhi diversi, anche perché mi piacerebbe essere un pochino più interattivi e magari scambiarsi idee, dubbi, al di là dell'uso della tecnologia, perché ribadisco, siamo comunque tutti utenti, che possa essere un utilizzo esperto o meno della tecnologia. Questa è un'azienda italiana che conoscete sicuramente tutti e dalla parte di qui vedete quello che è la tipica attività di onboarding oggi, che è un sign up form come siamo abituati a fare tutti, e di là vedete come potrebbe essere. Voglio pagare il bollo. Puoi pagare il bollo auto? Sì. Inserisci le tue credenziali. Quali credenziali? Sei registrato? No. Ti aiuto a registrarti. Ora, un esempio molto corto, poi di qui si vede che il video non è partito, scusate la problematica tecnica, ma schermi diversi, stack diversi, poi comunicano sempre poco. Questo è un utilizzo, come tipicamente si fa in ambito chatbot, mettendoci dietro un riconoscimento vocale e un pochino di intelligenza, perché di stack cognitivi ce ne sono tanti, poi dipende come colleghi i dati, quello è un altro tema. Ma vuole dare una risposta ad un'osservazione tipica del mondo aziendale. Le aziende, non solo in Italia, sono tuttora organizzate in silo. Purtroppo c'è una grande confusione tra il termine multi-channel o omni-channel nell'utilizzo delle informazioni, però in un sistema con l'avanzamento digitale come quello italiano, le aziende tipicamente gestiscono il singolo canale verticalmente, quindi è molto difficile che il chatbot col quale tu inizi una chiacchierata qui ti consenta di dare delle risposte di un altro canale. Tu ti troverai probabilmente due chatbot diversi e due basi dati diverse.
Tant'è che quello da, che a noi utenti capita, e che magari inizia a fare una cosa, un preventivo, un onboarding su un sito, poi ti arriva una telefonata, vai a finire su un social media per altre ragioni, rinizi di qua. Cosa succede? Rinizi da zero. Le stesse informazioni che avevi dato prima, le rinizi da zero perché non c'è la modalità, non c'è la possibilità di fare una cross attribution attraverso i vari canali. Come l'hanno risolto le aziende italiane? Chiama il call center. Quindi rinizi il tuo identity management all'inizio, dici alla signorina chi sei, cosa fai, qual è il tuo codice, bla 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 bla, bla, e lei entra in sistemi che più o meno hanno gli stessi flussi organizzati in maniera un pochino diversa. Ora, i chatbot, se utilizzassero un certo tipo di base dati condivisa, potrebbero essere il primo esempio di vera copertura omnichannel senza intervento umano. E già quello capite che potrebbe dare tantissimi benefici in ambito aziendale. L'idea finale è quella di poter avere un'azienda che sia effettivamente presente nei canali dove tutti i suoi clienti, utenti, già si muovono, perché ricordiamoci che questo vale per i clienti da una parte, ma vale anche per gli utenti aziendali. Lo stesso dipendente, se potesse mandarti il cedolino su WhatsApp e avere automaticamente una registrazione nel sistema aziendale senza fare tutte le menate che fa oggi e accedere magari a 3-4 sistemi diversi, probabilmente lo fa più velocemente o perlomeno con più efficienza. Torno alla nostra azienda della quale parlavamo prima. Tu oggi navighi il sito così, dall'altra parte il sito può essere navigato. Voglio pagare il bollo. In maniera veloce, come dicevamo prima. Vuoi pagare il bollo auto? Sì. Inserisci le tue credenziali. Notate lo sforzo di ricerca di informazioni che avete a sinistra rispetto al fatto che la voce ti possa dare una fruizione diretta, e vorrei che consideraste un secondo solo questo fatto. Ora, senza essere disturbati dall'audio, il tema vero è che comunque c'è tanta informazione. Il chatbot oggi funziona quando hai un dominio verticale molto ristretto, un numero abbastanza limitato di domande, perché tendenzialmente sono parametri che c'è anche poco apprendimento, se vogliamo essere onesti. Quindi nelle limitazioni dello strumento certe cose si possono fare, però non si può pensare che faccia tutto. Dall'altra parte, io vorrei darvi un'idea di un concetto diverso. A parte quello che facciamo noi, torno a dire, noi ci occupiamo soprattutto di attività tendenzialmente cognitiva per rendere le aziende intelligenti, soprattutto in una logica di mondo digitale e mondo fisico. Cerchiamo quindi di far parlare la tecnologia con lo stesso utente senza dover ripartire da zero e perlomeno capire qualcosa e trasformarlo in un'azione. Perché in un mondo dove ci sono tante informazioni, il problema vero è che noi usiamo l'informazione per fare qualcosa, non perché vogliamo essere informati. Il passaggio, visto che non abbiamo tempo, da informazione ad azione è quello che tipicamente ci richiede più tempo. Perché? Perché la tecnologia non ha informazioni sul nostro contesto. Un processo banale, poi vi lascerò con due esempi, visto che preferisco avere quattro chiacchiere assieme, questo è un sito corporate, che se parte da Tokyo di PowerPoint, non è solo fino a una ragione ci sarà, vediamo, forse dovrebbe partire. E per darvi l'idea di come navigare un sito corporate che tipicamente ha informazioni molto diverse, questo è un sito che fa 7 milioni di utenti organici al mese. Show me requirements. E questa è la modalità con la quale tu puoi fare un'application che, come diceva la collega prima, è uno dei, tra l'altro, apply now, dei processi più faticosi o perlomeno odiosi, e i dati non arrivano sul quadro. Are you living in Rome? Yes. Please choose your LinkedIn profile. First, le informazioni vengono rilevate da fonti terze. Our manager will contact. Accept. Legge sistemi interni e esterni, in questo caso per fissare un appuntamento. Ma anche perché dietro qua hai la stessa customer data infrastructure, quindi tu hai solo un cliente anche se passa attraverso diversi sistemi. L'ultimo messaggio, e chiudo magari un pochino più tecnico, è che la differenza tra il chatbot che oggi funziona così, è questo che ci lascia un po' frustrati, e l'utilizzo di modalità un po' più avanzate, tendenzialmente con intelligenza artificiale, in questo caso con la voce, ma la voce può essere uno strumento, non l'unico, è che tu non hai più un percorso di scelta lineare come avviene nel
nel caso del chatbot. Tu lavori con qualche tipo di intelligenza sui dati interni o esterni e questo ti consente fare di solito almeno 3 volte meno passaggi. Cioè un sign up di solito dura da 3 a 10 volte di meno. Voi moltiplicate questo, quante volte fate sign up nei vostri sistemi? Quante volte fate la ricerca da un menu a tendina? Quante volte entrate in tutta una serie di stack tecnologici comuni? E invece perché Google vi mette a disposizione Google Maps e voi non vi fate la domanda perché ti do la mia posizione, cosa ne vuoi sapere della mia privacy? Banalmente facilitare le attività all'utente non fa nient'altro che l'utente fornisca più informazioni, tu strutturi informazioni e quindi costruisci ulteriore intelligenza su questo e tipicamente l'utente ti ascolta di più. Io chiuderei qui perché ci sono altri esempi che sono più di online o offline, ma le slide poi immagino che le renderemo pubbliche. Se avete qualche domanda, secondo me è sicuramente utile, vado direttamente alla fine, qui c'è qualcosa di un pochino più tecnico, neanche più di tanto, ma perlomeno usiamo il vostro tempo con il giusto. Chi fa la prima domanda? Non è preoccupante un sistema omnichannel con una sola base dati della privacy? Ma in realtà ti darebbe più tutela della privacy perché se la gestisce ovviamente ai sensi del GDPR ti consente di avere più controllo dei dati in entrata e in uscita. Tipicamente quello che succede oggi in molte aziende, poi ribadiscono ogni caso a sé stante, è che tu hai accessi informativi da parti diverse. Molto spesso l'azienda da dove vengo adesso ha 60 testate con 60 database diversi, con 60 privacy policy diverse nonostante lo veda l'ufficio legale, e il loro problema è che spesso hanno dei contenuti che vanno cross database, loro oggi non sono capaci di incrociarli. Attenzione, qui io parlo sempre che per me il rapporto della privacy in questo caso, al di là del canale nel quale tu passi, lo stai dando all'azienda, cioè poi lascia stare che ci possono essere dei canali di erogazione diversi, ad esempio io non ti farei fare l'e-commerce in Messenger a meno che ci sia un certo tipo di utilità, di reach che ti dà più vendite, però queste sono policy aziendali. No, io non so come merito di cosa. Ma se una società ha un CRM fattore, questa storia della multicanalità potrebbe essere risolta in questa maniera? Io ho meno esperienza di lei, però lavoro in proprio da 25 anni. No, io so che tutte le società infatti l'hanno presa, ma non lo stanno usando. Allora, uno. Questo è uno. Due, un problema di cross attribution c'è su tutti. Faccio l'esempio più banale. Oggi quando noi guardiamo la TV tipicamente stiamo al telefonino. Come faccio io a tracciare le due cose? Questa è la cross attribution che probabilmente farà il mercato dei prossimi 5-10 anni. Quella che ci sarà dopo questa è che oggi abbiamo la connected car che comunque fa una serie di attività digitali relative alla nostra posizione e alle nostre preferenze. Allora, viviamo in un capitalismo di sorveglianza basato sui dati, dove chi vince è chi usa questi dati per un certo tipo di utilità. Ad oggi i CRM anche più avanzati, non lo so, ma tanto di moda Salesforce, sul quale noi lavoriamo tanto, e parlano di consumatore connesso, però a lato web vengono tracciati bene. L'ecosistema dell'azienda di solito è fatto da 2 o 3 properties, quindi web, mobile app. Quando tu ti muovi fuori nella messaggistica istantanea, e banalmente, la gente in questa stanza quanto usa WhatsApp o quanto legge le email? Secondo me usa di più WhatsApp, è più facile, ed è più facile che su WhatsApp uno abbia un tasso d'apertura del 90%, sulla mail se ti dice bene del 5%. Quindi ci sono una serie di dinamiche sociali, sono dinamiche sociali create dalla tecnologia che oggi impattano sulla tecnologia. Il CRM, per quanto sia avanzato, tuttora ha una serie di limiti e si stanno creando tutta una serie di layer intelligenti sopra il CRM. Sì, sì, ma molto d'accordo, però esistono i CRM che gestiscono le chat, il chatbot e tutto quanto. Sì, io... Io Salesforce l'ho provato, ma sulla storia di chat ho provato Zoho, e Zoho fornisce anche la possibilità web di gestire... Lei gestisce un chatbot web. Giusto, ha ragione lei. Al massimo le può arrivare a fare Facebook Messenger con un certo tipo di dati e di limitazioni di esposizione. WhatsApp, che comunque su certe aziende oggi ha avuto in tutto un senso, non lo fa. Sulla voce come fa a fare analytics sulla voce? Oggi ci sono pochi sistemi che lo fanno. E tra parentesi, come fa a collegare l'analytics di tutti questi mondi assieme per far sì che la sua analisi del dato diventi un'azione e non solo un analytics, una persona deve leggere e lavorare ex post? Ma la soluzione qual è?
la soluzione? Ma io soluzione a problemi non ne ho, noi abbiamo una piattaforma nostra, proprietaria, ci abbiamo speso 4 milioni, quindi qualcosa può essere servita, chi un po' di queste cose le fa. Dopo dipende dal contesto aziendale, dipende dal verticale, eccetera. Noi abbiamo fatto una scelta di andare omnicanale, sia attraverso i canali, ma sia in quello che tu fai nel mondo fisico, nel mondo digitale, perché secondo noi è un'esigenza che dà un ritorno immediato all'azienda. E sembra che l'azienda lo capisca. Però io non sono qui ovviamente a fare l'oste che vende il suo vino, a me interessa di più farvi ragionare sul modo di applicazione della tecnologia, che non è necessariamente quello che faccio io, ma è una provocazione, una suggestione. Poi ognuno in questa stanza con la sua testa fa le valutazioni che ritiene opportune. Andiamo esaurito il quarto d'ora. Grazie.